stupore e bellezza, perché ritrovare un abbraccio così grande di una città intorno al suo santo è sicuramente un motivo di profonda riflessione e, dicevo, di stupore, perché diciamo che ce lo aspettavamo da un lato, ma non era certo, visto che comunque i tempi non sono semplici ancora, la pandemia ancora non è andata via, non è sparita, però ecco, ho colto che la gente sentiva proprio il bisogno di ritrovarsi, di fare festa, ma una festa che avverto sobria anche, ricca di gioia ma anche di tanta consapevolezza e sobrietà. Io spero che, ecco, questi giorni possano essere di buon auspicio per la storia che stiamo vivendo. San Nicola torna tra la gente dopo 2 anni di restrizioni causate dalla pandemia e la città di Bari si riversa nelle strade per celebrare il proprio santo patrono. La domenica dell'8 maggio, intorno alle 20, la statua di San Nicola è sbarcata a terra e, dopo la processione lungo Corso Cavour, si è fermata in piazza Ferrarese. Subito dopo l'accensione delle luminarie, lo spettacolo pirotecnico, si è concluso così un lungo weekend di festeggiamenti che non sono ancora finiti. Un unico messaggio universale, quello di pace, ha accompagnato tutte le celebrazioni, a cominciare dal corteo storico che ha rievocato la traslazione di San Nicola avvenuta nel 1087 con 9 quadri diretti da Nicola Valenzano e che hanno emozionato tutti i presenti, compreso l'acclamatissimo sindaco di Bari Antonio De Caro. Purtroppo non potrò restituire, che è quello che vorrei fare, a ognuno di loro quello che mi hanno dato in questi anni, l'affetto che mi hanno dato. Non riuscirò a restituirlo a tutti singolarmente perché sono tanti, però proverò ad impegnarmi ancora di più nei prossimi anni per cercare di aiutare la mia comunità a vivere meglio nella nostra città, a farla crescere dal punto di vista economico, sociale. Proverò a impegnarmi ancora di più. Una 2 giorni resa indimenticabile anche dal meteo che, nonostante le previsioni, ha retto e ha fatto in modo che il programma procedesse come da copione, facendo salve tutte le tradizioni legate al santo patrono di Bari. Oggi il santo forse ha fatto un piccolo miracolo, che è stato quello di evitare la pioggia. È uscito proprio un raggio di sole mentre c'era l'imbarco del santo a mare. Ma per me i miracoli sono qualcosa di molto più forte e di serio. Il miracolo, se proprio vogliamo dirlo, è forse questa tenacia e caparbietà anche del popolo barese a voler celebrare questo momento di festa. Ma io mi auguro che nei prossimi giorni il miracolo più vero sia il termine di questa guerra che sta portando tanta sofferenza e che porterà tanta fatica anche nella nostra società, sperando che non si ampli lo scenario di guerra.